Matteo Renzi, a Torino, anche per chiarire un po' quale sarà la posizione di Italia Viva per le regionali? Beh, mi sembra un po' prematuro. Intanto chiariamo quella delle europee. Noi correremo da soli perché siamo convinti che l'Europa abbia bisogno di una bella sveglia, e sia i sovranisti di destra, cioè la Meloni e Salvini, sia i populisti di sinistra, cioè Schlein e Conte, non mi pare che diano risposte sull'ambiente, sull'innovazione tecnologica, sugli investimenti legati al futuro, sulla giustizia. Allora, Italia Viva corre, io ci metto la faccia, sono molto entusiasta di correre in questa città così carica di storia e di opportunità per l'Europa. Io penso che non è problema di cosa posso dare io, che cosa può dare l'Europa. Torino sta facendo un grande lavoro, Torino è uno degli esempi della trasformazione di una città. Negli ultimi 25 anni avete visto quello che è successo, però l'Europa deve svegliarsi, perché il rischio dell'Europa è che diventi una realtà nella quale di fatto l'industria viene cancellata, la manifattura viene cancellata, l'innovazione viene cancellata. Nel mondo oggi l'Europa non tocca palla, e allora Torino può aiutare l'Europa, l'Europa può aiutare Torino, questo è l'obiettivo. Quello che sta facendo il governo è, da un punto di vista formale, gravissimo. Il governo ha comunicato per bocca della Presidente del Consiglio e del Vice Premier Salvini che la legge di bilancio è stata approvata il 16 di ottobre. Oggi, a distanza di più di 10 giorni, scopriamo che l'altro vice premier, che non c'era o se c'era dormiva, che si chiama Tajani, ha detto che la legge di bilancio non è stata approvata. Nel frattempo cambiano gli articoli, cambiano le norme, cambiano le regole, ieri l'ultima sulla fuga dei cervelli. Allora, dal punto di vista formale, io ho scritto oggi assieme a Silvia Fregolent e a tutti i parlamentari di Italia Viva, il centro di New Europe, al Presidente della Repubblica perché si faccia carico di sottolineare come questo passaggio formale sia gravissimo. Poi nella sostanza hanno aumentato le tasse. Hanno aumentato le tasse, latte in polvere, assorbenti, case, prodotti per bambini. Si vede che non c'è più Berlusconi. È la prima volta che la destra aumenta tutte le tasse. Tra un po' tasseranno anche l'aria. La verità è che su tutto non sono credibili. Hanno cambiato idea sulle trivelle, hanno cambiato idea sull'Europa, hanno cambiato idea sulle pensioni, hanno cambiato idea sulla NATO. Hanno cambiato idea su tutto. Tra un po' Salvini finirà a fare il volontario di una ONG nel Mediterraneo, da quante cose hanno modificato. Io do un suggerimento alla Meloni: smetti di fare la vittima e inizia a fare la premier. Il PD sta facendo un po' fatica a formare però la coalizione per le regionali, la stupisce questo impasse, diciamo? Il PD sta facendo fatica, punto. Lei pensi a uno che ha votato PD ai tempi del 40% nostro perché credeva nel Jobs Act, ora sono diventati per il reddito di cittadinanza. Il PD era quello che doveva sostenere le grandi battaglie in Europa, oggi si allea con Conte. E quindi voi dove state? Noi stiamo benissimo qui. Dove state? Al centro.